La missione di Cassini è terminata il 15 settembre 2017 alle 12 italiane, con quello che la NASA ha da subito ribattezzato il Gran Finale, un tuffo in picchiata verso il suolo di Saturno. Alle sue spalle lascia un'eredità enorme, fatta di 599 giga di dati, quasi 380.000 foto scattate, 243 orbite completate, 157 flyby ravvicinati e 3,5 milioni di chilometri percorsi. Sono passati 20 anni da quel 15 ottobre del 1997, quando da Cape Canaveral, una sonda con a bordo l'orbiter Cassini della NASA e il lander Huygens dell'ESA, partiva alla volta dello spazio con il compito di studiare il sistema di Saturno con le sue lune e i suoi anelli. Avrebbe dovuto impiegare 7 anni per arrivare a destinazione, per poi orbitare intorno a Saturno per altri 4. 7 anni di viaggio contro 4 di osservazione, passando 2 volte attorno a Venere e poi di nuovo attorno alla Terra, per sfruttare la sua attrazione gravitazionale e quindi quell'effetto fionda teorizzato per primo dall'astrofisico italiano Gaetano Crocco. Poi, dal 2008 la fine prevista della vita di Cassini fu spostata al 2010 e poi nel 2010 fu ancora rinviata al 2017. La sonda era programmata per lavorare un certo numero di anni, ma come si suol dire, i risultati sono stati così entusiasmanti che si è cercato di prolungare al massimo la vita della sonda, ovviamente per ottenere risultati scientifici di alto rilievo, e quindi si è potuto sfruttare quello che viene chiamato il flyby, quindi l'effetto fionda di passaggio intorno ad alcune delle lune per rinnovare la carica dinamica della sonda senza intaccare eccessivamente il contenuto rimanente di benzina, carburante. Questo ha consentito quindi di prolungare la vita della sonda fino al massimo possibile. A questo punto la sonda ha terminato la sua energia e piuttosto che lasciarla andare in giro incontrollata nel sistema di Saturno è stato deciso di svolgere questa ultima fase, peraltro con obiettivi scientifici anche in questo caso molto ambiziosi e innovativi, perché sarà possibile studiare con gli strumenti ancora attivi Saturno nelle vicinanze, cosa mai fatta fino ad ora. Se si pensa agli inevitabili fallimenti che l'aerospazio affronta ogni giorno per avanzare di un passo, la missione Cassini è stata davvero una missione particolare e fortunata, di certo una delle più riuscite nella storia dell'esplorazione spaziale. Cassini è stato un gioiello nato dalla collaborazione fra NASA, ESA ed ASI, in cui ognuno ha fatto la sua parte. Quando Gian Domenico Cassini, verso la fine del 600, iniziò a studiare Saturno e i suoi anelli, forse non immaginava che poco più di 400 anni dopo un orbiter con il suo nome sarebbe entrato proprio nella sua orbita. Cassini, infatti, è stata la prima sonda ad essere entrata nell'orbita di Saturno il 1 luglio 2004. Mentre la sonda Huygens, separata dalla nave madre il 25 dicembre 2004, si è occupata soprattutto di studiare la principale luna di Saturno, Titano. Come se idealmente dovesse finire quel lavoro iniziato da Christian Huygens, l'astronomo olandese che nel XVII secolo, grazie al suo telescopio, scoprì Titano. Cassini rappresenta il grande salto della ricerca spaziale italiana da quelle che erano piccole partecipazioni molto delimitate in cui ci si metteva dell'intelligenza, della buona tecnologia, ai grandi impegni. Infatti Cassini viene lanciato nel 97, nel 96 fu lanciato Beppo Sachs, un satellite fatto quasi tutto in Italia. E nel 96 fu lanciato anche il Tethered, missione che fallì perché molte delle cose che si fanno nello spazio hanno una quota di rischio che uno può immaginare paragonabile a quello di una Formula 1. Però diciamo, secondo me queste tre missioni rappresentano il grande salto in avanti della ricerca spaziale italiana e corrisponde anche al fatto organizzativo di creare l'agenzia spaziale. Cassini si è tuffata per evitare che il lento esaurirsi del carburante la potesse rendere incontrollabile e potesse farla finire su Titano o su Encelado per evitare di contaminare altri mondi e precludere la possibilità di studiarli intatti in un futuro magari prossimo. La NASA e il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, il grande centro che ha gestito la missione, mandano un messaggio chiaro: non finisce qui e bisognerà tornare a controllare se laggiù ci siano altre forme di vita. Da Marte a Titano, dalle comete ai pianeti extrasolari, che questo sia il sacro Graal, è chiaro, i tempi sembrano maturi. Sotto la crosta gelata di Encelado, ad esempio, c'è probabilmente un oceano di acqua. Cassini ha visto sprigionarsi getti altissimi dal polo sud della Luna e c'è persino passato in mezzo per capire di che cosa sono fatti. Ecco perché, nonostante la mole di dati raccolti, il record di permanenza nello spazio, il lavoro di Cassini è solo all'inizio.
La sonda Cassini ha lavorato per 15 anni nel sistema di Saturno e ci ha fornito informazioni in una ampia varietà di ambiti scientifici. In particolare abbiamo studiato in dettaglio la luna Titano, dove una sonda è stata rilasciata sulla superficie, sonda costruita dall'Agenzia Spaziale Europea Huygens, e abbiamo poi successivamente, grazie a Cassini, analizzato in dettaglio non solo la superficie ma anche la costituzione subsuperficiale di questa luna. L'altro grande successo è stato capire il funzionamento di Encelado, l'altra luna, perché su Encelado abbiamo scoperto la presenza di un vero e proprio mare sottosuperficiale costituito da acqua. E questo è un elemento estremamente importante per studiare quella che viene chiamata l'abitabilità, cioè le caratteristiche di corpi dove eventualmente forme organiche possano svilupparsi in condizioni analoghe a quelle presenti sulla Terra. L'altro grande ambito è stato lo studio di Saturno, in particolare del campo elettromagnetico generato e l'interazione con l'energia che proviene dal Sole, ma anche con le lune che intorno ad esse orbitano.